un rigassificatore, cazzo! Ma fate un acquario come Genova, un acquario da 100, da 2 milioni di persone all'anno, fate un acquario! E invece vengono qua perché siete tagliati fuori, e mentre siamo tutti tagliati fuori dalle decisioni di questa gente, sono solo veramente, in questo momento non c'è Stato, non c'è governo, in questo momento noi, io devo sapere da Bruno Vespa, che solo il nome, vede, vi riduce così. Non ho detto neanche una battuta, l'avete già pensate voi le battute. Io devo sapere che cosa? Che entriamo in guerra? Lo devo sapere da una trasmissione televisiva? Che il mio governo, senza il mio appoggio, senza chiedermi perché, appoggia il governo francese per bombardare il Mali, per bombardare i Tuareg, per bombardare i musulmani, magari per l'uranio o per l'oro. Ci hanno chiesto qualcosa, io non ho niente contro i tuari, tu hai qualcosa contro i tuari, e allora dimmi perché, in nome per conto del popolo italiano, queste cose non le devono fare più, perché, scusate, ma là ci sono i musulmani, e vanno ad appoggiare, non un governo democratico del Mali, vanno ad appoggiare un governo golpista del Mali. Liberté, Italité, Bombardier, ma vaffanculé! Allora, signori, noi facciamo la logistica dei missili, degli aerei e dei missili e dei bombardamenti degli aerei francesi. La logistica! Ci hanno dato la logistica a noi! È fantastico! Allora vorrei, tramite lui, che è un ingegnere, Salvatore, che ci mette in diretta, in streaming nel mondo, quanti siamo? 5.000 in più di questa piazza, 5.000 in più, e ci guardano da tutto il mondo in diretta streaming. Allora, attraverso lui, voglio dire ai nostri governanti francesi che la logistica se la facciamo noi, allora bisogna puntare i missili, che sono chirurgici in questo punto esatto. 41 gradi 54 primi di latitudine nord, 12 gradi 28 primi di longitudine est. Rappresenta Roma, ma non tutta Roma, il centro di Roma, ma non il centro, il Parlamento, la... terrorista, cubimento terrorista, fatelo per Repubblica, qua, per Repubblica, fate, al mio tre gridatevi terrorista, per favore, 1, 2, 3, terrorista, così Repubblica ci fa un articoletto, allora signori, abbiamo queste mentre siamo in depressione, mentre chiudono i negozi nei centri, la gente piange. Ho visto uno ha chiuso un negozio, ma detto, era un cinese, ha detto non ce la faccio più, un cinese. Qui siamo nella fantascienza. Un altro mi diceva io non ho lavoro, ma se avessi lavoro sciopererei. Ma che cazzo stai dicendo? Stiamo sbalando. Mentre siamo qua, in un momento che i consumi sono rattrappiti, si sono quasi azzerati, cosa fanno? Queste menti fanno il redditometro, fanno uno studio di settore sulla tua famiglia. Hai speso 1.000, dove l'hai preso? Mi hai dato mio nonno. Dov'è il nonno? È morto. Dov'è? Fammi vedere la tomba. Ma stai a sentire. Ma tu devi guardare come io spendo. Ma l'onere della prova va rovesciato. Tu non devi vedere come io spendo i miei soldi. Sono io che devo vedere come voi spendete i nostri soldi. Questa è populista, ditemi populista, 3 per rete 4, 1, 2, 3, populista! Allora qua signori, abbiamo bisogno di fare una cosa immediata, abbiamo bisogno di un segnale forte, questo non è un partito, non è neanche un movimento, è una comunità politica, non c'è mai stata, e grazie a questa comunità che abbiamo raccolto 250.000 firme e continuiamo a farlo col vento, col freddo, con la neve, perché siamo una comunità, e se date 2 euro a un banchetto, li dai, e io vedo quando li danno, perché si sentono parte di una comunità, e abbiamo bisogno di partire da qua, l'Italia ha bisogno di sentirsi parte di qualcosa, di fare un sogno insieme, che nessuno deve essere lasciato indietro. Io sono stufo di vedere gente che piange, mi abbraccia e piange, mi dice fai questo, sei l'unica speranza. Io non sono l'unica speranza, siete voi che dovete dare la speranza a voi stessi. Tirate fuori le palle una volta nella vita. Abbiamo... le palle in questo senso... Oh.
Basta, basta la disperazione. Siamo passati dalla disperazione alla paura. Abbiamo paura di qualsiasi cosa. Abbiamo paura della buca delle lettere, che esca qualcosa che non hai capito. Abbiamo paura di non capire. Siamo stufi. Qualcun altro deve aver paura. Noi basta. Abbiamo deciso basta. E quando ci dicono che noi non abbiamo proposte, noi siamo proposte. Ognuna di queste persone, le vedete già dalla faccia, sono persone diverse. Sono altre cose. Noi abbiamo tutte le televisioni del mondo che vengono a girare qua. Ieri, nel più grande giornale economico del mondo, Financial Times, eravamo nella prima pagina, metà della prima pagina hanno dedicato a noi, al movimento. Tutto il mondo comincia a guardarci, tutto il mondo ci guarda, perché abbiamo fatto le elezioni online. Per la prima volta online, e qui davanti non avete persone candidate in tutte le circoscrizioni d'Italia, sono candidate qua, avete persone della vostra regione e della vostra città, e qui sopra ci sono un mese prima delle elezioni, li potete contestare, criticare, mandare a quel paese, votare o non votare, ma ce l'avete qua, i problemi che hanno creato loro, ma è pazzesco. Non si parla più di antipolitica, noi non ci cagano più, non dicono più che siamo l'antipolitica. Hanno preso il nostro programma paro paro, è bellissimo sentire parlare di reddito di cittadinanza da Gargamella, oppure il PDL che dice non vogliamo condannati nelle nostre liste. Allora chi cazzo ci metti? Nessuno. Allora hanno queste facce nel culo, hanno delle facce di culo spaventose. Monti che va lì e dice, Monti che dice bisogna abbassare le tasse, ma cazzo, le hai raddoppiate quando c'eri tu, quell'altro, ma è pazzesco, reddito di cittadinanza, quell'altro dice via i parlamentari, due legislature, stanno vaneggiando, stanno facendo marketing, noi le cose che io vengo a dirvi qua le abbiamo già fatte, ed è successa una cosa bellissima, che metteremo in Parlamento, il 55% delle persone, se col vostro benestare andranno in Parlamento, 55% sono donne, sono rimasto commosso perché non me l'aspettavo, abbiamo poche donne iscritte, ma quelle iscritte sono state votate tutte, quando il voto è libero, la gente vota le donne, ma è meraviglioso, e non sono donne con le labbra come Canotti o i culi di polistirolo, sono donne che lavorano, che tirano sulle famiglie, che hanno i figli, donne con due coglioni così. Femminista, qui c'è novella 2000, allora femminista al mio prezzo.